tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di FIFA 20. Siamo qui con il nostro Chievo Verona per giocarci le partite contro la Sampdoria in campionato. Poi finirà il calciomercato, giocheremo anche contro la Juventus alle semifinali di Coppa Italia. Contro la Spal simuleremo, poi abbiamo da simulare contro Benevento e Udinese. Giocheremo contro il Lipsia e anche contro la Roma. Quindi ragazzi, oggi finirà il calciomercato, ma ho una sorpresa. Mi avete consigliato di cambiare modulo, però ho una proposta che vedrete oggi. La squadra turnover, guardate, c'è Vignato al posto di Pucciarelli. E nella squadra titolare Vignato perderà il posto, perché lo cederà al 100% a questo giocatorino qua. Alexei Miranchuk, 84 di overall, può fare il COC e la TT, ha solo 27 anni, vale circa 32 milioni, ma ha una clausola di soli 25 milioni, ragazzi. Il suo valore si aggira tra 27 milioni e 39. Perché non approfittarne? Guardate, cioè, ce lo stanno regalando un po' come a War, guarda. Sì, io direi di accettare a sto punto, dai. Abbassiamogli forse un pochettino lo stipendio di 5.000. Però alla fine, dai. Accettato! Miranchuk è un nuovo giocatore del Chievo Verona. Uno che sostituisca Adaba, un centrocampista che sostituisca Adaba. E che possa sostituire Adaba. Ragazzi, Andres Teio può fare il terzino destro. E il CC vale 78 milioni. Ma guardate per quanto poco denaro lo possiamo prendere, è pochissimo. Il Benevento ci ha ceduto Andres Teio per 12 milioni e mezzo. Ha accettato anche Teio, ragazzi, un 78 per soli 12 milioni e mezzo. Ragazzi, io giocherei contro la Sampdoria e utilizzerei questa formazione. Murro subito Miranchuk, ma va benissimo, devi essere bello sportivo, va benissimo. Subito giallo per Miranchuk, ma ha fatto bene perché qua stavano partendo, eh. Timo Werner non ci arriva, qui mi sta il fuorigioco, non è fuorigioco. Il Paolo. Perché ho detto il Paolo? Perché ho detto il Paolo al posto di Cross? Tonali, l'hai visto? È partito Timo Werner, il solito tiro a giro, dai. Eh sì, vai, c'è il gol del Chievo Verona al 29esimo, quasi alla mezz'ora di gioco, con il nostro ottimo, fenomenale bomber. In mezzo c'è Della Vega, il cross. Perché lì? Per quale motivo? Bastoni spazza malissimo, attenti qua, rischiamo. Semper, l'hai visto? Grande Leo per Della Vega. Però Lukaku è bello che è fisicato qui, Werner, il tacco per Miranchuk, il gol all'esordio per Alexei Miranchuk. Ragazzi, che vi ho detto, forse non sarà velocissimo, però c'ha un dribbling e c'ha sicuramente un tiro che spacca. Bam, madonna. Samatta, se ne va Samatta, Luis Felipe, il miracolo di Adrian Semper. Attenti, cioè ragazzi, sta crescendo sempre di più. De Paoli, il tiro di De Paoli. Sui capu De Paoli che fa sti gol. Ma quando? Vittoria, vinciamo contro la Sampdoria. Meno male, perché ci stavano pressando, eh. Offerta per Vignato. No vabbè ragazzi, ma ti rendi, cioè vi rendete conto quanto ci pagano per è buggato Vignato per forza. Potrei chiedere 114 milioni per Vignato. Ragazzi, hanno accettato 87 milioni per Emanuel Vignato. Ma vi rendete conto? Peccato che il calciomercato è finito praticamente, cioè mancano 2 ore. Meno male che si è interrotta la trattativa. Meno male, no, è che praticamente io lo volevo vendere. Però il problema qual era? È che se io lo vendevo all'ultima ora, io non mi potevo bloccare per comprare un altro. E quindi perdevo Vignato a caso e non potevo più comprare un altro, ma avevo comunque 100 milioni per l'anno prossimo. Vabbè, simuliamo con la formazione di riserva. Finisce, vinciamo 3-1 col gol di Cozza, Fontana e Poligno. Comunque giochiamo contro il Piemonte Calcio, la formazione è quella titolare, e attenti perché sono le semifinali d'andata
della Coppa Italia. Attenti qui. Babu, ragazzi, un gol più accuro di questo non si è mai visto. Ragazzi, un gol più accuro di questo. Cioè, guardate. Ma che è possibile? Ma vabbè, Rabiot. Ma non è. No, vabbè, io no. Rabiot che fa gol di tacco assurdo. No, no, no. Attenti, c'è Robertson. Robertson, non ci voglio credere. 2-0 della Juventus, ma ci sfondano ogni volta che giochiamo contro. Eccolo, Werner. Werner, il tiro di Timo Werner. Lo Szczęsny. Abbiamo capito, ragazzi, la partita la perderemo. Fa finire così sicuramente. Ronaldo, Ronaldo, Ramsey, la smanacciata di Semper. Ho visto, corri, corri Timo, vai Timo, ti prego Timo. Eccolo. Sì, un po' un gol, che cosa sto dicendo? Un gol un poco a culo, ci sta, perché il gol è di Ansu Fati ed è il nostro. Il cross, non ci voglio, dai, crossa. È cross, e che caspio. Dai, Tonali. Eccolo, l'ho visto. Werner, il tiro. Il tiro. Il gol del Chievo Verona al 92esimo preciso. Quasi. Però rimane che l'abbiamo ribaltata. Cioè, ribaltata, l'abbiamo pareggiata dopo una partita ardua. Finisce la partita, pareggiamo 2-2. E giochiamo contro, vabbè, simuliamo contro il Benevento, cerchiamo di fare bene, vabbè, il Benevento, ragazzi, cioè non per sottovalutare, però c'è il Benevento. Ah, ecco, vinciamo 3-0 con gol di Saka, Vignato e Werner subentrato. E simuliamo contro l'Udinese, schieriamo la formazione titolare, anche se fra 3 giorni abbiamo la partita contro l'Ipsia, perché guardate, la Juventus non vuole perdere punti, vabbè, ha pareggiato, ha perso un punto, però vabbè, dobbiamo arrivare primi. Dobbiamo arrivare primi. Dobbiamo vincere il campionato. Udinese Chievo è finita. Vinciamo 5-0. Tripletta di Ansu Fati e gol di Bastoni. Ragazzi, giochiamo contro il Lipsia. Schieriamo la formazione titolare. Però guardate, c'è Paulinho che ci chiede di giocare. E allora lo faremo giocare. Paulinho qui si fa vedere. Subito parte Paulinho. Paulinho, Paulinho in mezzo. Timo Werner. Ecco perché mi ha chiesto di farlo giocare Poligno, grandissimo Chievo Verona, che al terzo minuto trova il gol con un favoloso Poligno e uno strabiliante Timo Werner. Giocata di Werner. Werner, il tiro e c'è il gol di nuovo del Chievo Verona. Al 14esimo gli stiamo a rando. Attenti, Semper. Tonali, si fa vedere Timo Werner, è partito. E chi lo ferma più, ragazzi? Mi spiegate chi lo ferma più? È Werner. Uè! È bellissimo. Segnare così è bellissimo. Azzo, azzo. Niente gol del capitano qui, eh. Mario Gomez. Attenti, ragazzi, ma che sono degli scarsoni di. Eccolo, è partito Aouar. E se ne va. E se ne va. E se ne va Aouar. Il poker di Timo Werner che entra in porta, che entra in porta, umilia la sua ex squadra con bel 4 gol e a tutti e 4 esulta. Milanciunk, Milanciunk, il tiro di Milanciunk, stracoscia. Capa, Capa, il tiro di Capa, ha tirato in bocca a Pocchia. Loren, Sabitzer, attenti. Vabbè, ragazzi, io ho un gol più a culo di questo mai visto. Oltre a quello di Rabiot. Però ma guarda che gol a culo che hanno fatto. Dai, vogliamo il 5-1, dai. Timo Werner, se ne va, Werner. Timo Werner, no vabbè, ragazzi, è un mostro. È un mostro. Ne ha fatti 5 contro la sua ex squadra e a tutti e 5 ha esultato. Ma vi rendete conto che bestia infame, ma è fortissimo. Finisce la partita e vinciamo 5-1. Potremmo chiedere 80 milioni per Saka, ragazzi, perché non chiederli? No, hanno accettato 80 milioni per Saka. Giochiamo anche contro la Roma. Io schiererei in campo la formazione di riserva perché nella prossima partita, che si terrà nel prossimo episodio, avremo proprio la Juventus e quindi schiero la formazione di riserva.
Dadie, l'hai visto a Teio? Teio, Teio, il tiro di Teio, Paolo Lopez, senti che c'è Dadie, il tiro... che mi significa sta cosa? Il Uge Cross, bellissimo. Saka, Gesù, l'ho visto a Teio, Camavinga, scusate, Camavinga, no! Porto, porto in mezzo, Salcedo, Günther. Attendi qua il tiro e c'è il gol della Roma. Porto, vabbè, mi sono distratto per un secondo e mi sono ritrovato con il gol della Roma, ragazzi. Bella sorpresa. Timo. Che cos'è? Werner, il cross ancora, questo cavolo di Paolo Lopez. Ha rotto. Vignato. Vignato. Il tiro di Vignato. Ah. Fontana. Il tiro di Fontana e nemmeno sa tirare, ragazzi. Il cross. Dai. Rigore, rigore lì, ragazzi, rigore. Ragazzi, rigore. Ragazzi, rigore lì. Ragazzi, rigore. Non ci voglio credere. Ui. Ragazzi, finisce la partita e perdiamo 1-0 contro la Roma. Vabbè, ragazzi. Non potevo schierare la formazione titolare, non potevo perché poi c'era la partita contro la Juventus e allora perdiamo, abbiamo sicuramente perso punti, il campionato è lontano. Ragazzi, l'episodio finisce qui, spero vi sia piaciuto, spero non sia durato tanto e spero vi siano piaciuti i miei due acquisti, Milan Giungetteio a centrocampo perché comunque non mi andava di spendere soldi per persone, per giocatori che tutti acquistano, che sono scontati. E allora, ragazzi, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.